orgoglioso di essere qui. Erano nelle mani della camorra, da oggi vengono restituiti alla comunità. 3 immobili confiscati alla criminalità organizzata, 2 a Napoli ed 1 a Castellammare di Stabia, sono infatti oggi stati consegnati alle associazioni vincitrici di appositi bandi redatti dal Consorzio Sole, ente di cui la città metropolitana di Napoli è capofila, per essere riutilizzati a fini sociali. La cerimonia di consegna delle chiavi e di firma delle relative convenzioni si è svolta questa mattina nella Sala Mariella Cirillo di Palazzo Matteotti, ad opera del sindaco della città metropolitana Luigi De Magistris, del consigliere metropolitano delegato Carmine Sgambati, del presidente dell'assemblea dei sindaci del consorzio Sole Massimo Pelliccia e dei rappresentanti legali delle associazioni assegnatarie. In uno dei 2 immobili situati nel capoluogo, quello di via Cumana, la cooperativa Disanet, rappresentata da Lucia Valenzi, realizzerà un progetto formativo per bambini e ragazzi svantaggiati, mentre nell'altro, un appartamento in via Formale, l'associazione Muezzin svilupperà un progetto che prevede l'attivazione di uno spazio culturale, educativo e ludico per i bambini dei quartieri spagnoli, anche attraverso forme tradizionali e innovative di lavoro. Nello stabile di Castellammare il circolo Legambiente Vurvardi attiverà un presidio intercomunale di attivismo ed educazione ambientale in un posto strategico, via Panoramica, vicino alle principali risorse naturalistiche e culturali come la Reggia di Quisisana, lungo il percorso che più rapidamente porta alla costiera sorrentina, ma anche a ridosso del quartiere di Scanzano, roccaforte del clan d'Alessandro. Sia come comune di Napoli e sia come città metropolitana, come è accaduto oggi, tanti beni confiscati alla camorra abbiamo restituito al territorio per attività di grande valore sociale, culturale ed economico, affidato tra l'altro a associazioni assolutamente meritevoli. Quello che è bello è che sono progetti molto diversi. Oggi per esempio il progetto è sull'ambiente, un altro è sulla cultura, un altro sulle fragilità sociali e diversamente abili, quindi c'è anche uno spazio molto ampio di interventi. Siamo molto contenti perché è un messaggio assai forte nel quale noi crediamo fortemente. Questa è l'antimafia dei fatti, come dire, non solo delle parole. Noi facciamo dei laboratori con ragazzi di attività molto importanti nella psicologia, nella personalità di una persona giovane, perché attraverso la musica, la rappresentazione teatrale, l'uso del colore, si ricostruisce anche una personalità che magari si trova in una situazione, in un contesto estremamente degradato e difficile, famiglie disgregate, con gravi problemi. Atti come questi costituiscono un duro colpo per i clan, sia sotto il profilo economico che della loro considerazione sul territorio. Colpire la camorra è proprio questo: prendere il bene che avevano conquistato e assegnarlo ai cittadini. Quindi da simbolo dell'opulenza camorristica a simbolo della solidarietà, dell'accoglienza, dell'amore, quale è la città di Napoli.